Siamo qui oggi al Bio Novara con Enrico, a cui faremo alcune domande. Perché biologico? Biologico è l'unica scelta possibile. Quando io ho iniziato a fare biologico oramai 10 anni fa, mi sono reso conto che non c'erano alternative a questo tipo di coltivazione possibile. La vedevo come una possibilità per il futuro, la vedevo come una cosa, come una scelta quasi ovvia per proseguire senza inquinare eccessivamente l'ambiente e le persone. Dal mio punto di vista è una scelta obbligata. Non capisco perché non sia stata, e ai tempi c'era anche una bella campagna di promozione da parte della comunità europea, perché i contributi per il biologico erano abbastanza alti e molte aziende infatti erano, alla fine degli anni 90, erano interessate a produrre il biologico perché la comunità europea lo sosteneva. Ora non lo fa più negli stessi termini, però evidentemente ai tempi c'era una strategia che era una risposta positiva alle mie, anche alle mie idee. Allora, esistono delle critiche all'agricoltura biologica riguardo la sostenibilità su larga scala, che sostanzialmente sostengono che il biologico ha rese inferiori dal 20 al 45% rispetto all'agricoltura tradizionale, e questo richiederebbe dal 25 al 60% di terreno in più per produrre all'incirca lo stesso quantitativo di cibo. Tu cosa risponderesti a questa critica? La critica è legittima, in effetti la verità è questa, cioè i livelli di produzione sono assolutamente minori, con una qualità assolutamente migliore, sia organolettica che gustativa. La soluzione è dedicare meno terreni alle coltivazioni per animali, per produzioni industriali, per tutto ciò che non riguarda le coltivazioni, che so, per il, anche per l'alcol, voglio dire, per le barbabietole per fare alcol, ma soprattutto tutto ciò che riguarda l'alimentazione animale. Ci sono migliaia di ettari dedicati a produzioni agricole per grano turco, per l'alimentazione animale. Non sono, tutto ciò viene trasformato in maniera molto bassa dagli animali per produrre cibo, mentre invece un'alimentazione di un cibo diretto è tutto un altro discorso. Se io produco 200 quintali ad ettaro, ho bisogno di molti più ettari per produrre lo stesso quantitativo di carne, molti più ettari ancora di quanti io non ne riesco a produrre, del cibo che io non riesco a produrre con la mia superficie. Voi sostenitori del biologico basate spesso le vostre idee su un assioma che è naturale uguale buono, il che spesso è un grave errore perché potrebbe portare di fatto all'utilizzo di sostanze che sono sì naturali ma tossiche o inquinanti, a volte persino di più di quelle artificiali, come ad esempio il caso del rotenone, che è un insetticida naturale ma molto tossico rispetto a quelli convenzionali. Tu cosa risponderesti a chi ti rivolge questa critica? Sono d'accordo, effettivamente anche questa qua è una critica da muovere, e secondo me è interessante muoverla ad un'associazione di produttori come la nostra, nel senso che, essendo un'associazione di produttori, noi possiamo anche discutere un'idea, possiamo anche discutere un punto di vista, quello del consumatore. Noi ci poniamo di fronte a questa cosa qua ascoltando, senza essere, come dire, il classico agricoltore, quello convenzionale, non ascolta il consumatore, non ascolta nulla. Questo prodotto è permesso dalla legge, io lo uso. Noi invece noi siamo più sensibili a questo discorso qua, per cui effettivamente è così, il rotenone è stato dimostrato in alcuni studi che è molto, che è tossico, non c'è un abuso di rotenone. Posso farti mille esempi di aziende che lasciano il loro ortaggio in balia di dorifora piuttosto che di cavolaia senza intervenire, proprio per rispettare quel principio lì. Non è mai come l'impatto dell'agricoltura convenzionale, chiaramente. Lì il livello è, non so, della pericolosità del rotenone rispetto alla pericolosità di un antiparassitario chimico, per quanto dimostrato che sia velenoso pure quello, ma è sempre inferiore, è sempre in misura inferiore, perché noi siamo molto attenti a utilizzare, se necessario, un prodotto. Quindi mi stai dicendo, la nostra azienda non utilizza niente e lascia che la dorifora faccia il suo lavoro. Proprio in casi disperati noi interveniamo,
Cioè, mi stai dicendo che sostanzialmente è la legge in sé ad essere poco attenta a queste cose, quindi permettendo sostanze che possono essere tossiche nonostante siano naturali, ma in realtà la coltivazione biologica... Ma dibattito su certe sostanze, tipo il rotenone, come dibattito, che so, sul Bacillus thuringiensis, che è visto come una cosa quasi OGM da un certo punto di vista, è un dibattito è una cosa viva e ogni azienda è... sia libera di utilizzare le sostanze perché sono permesse, come dici tu, dalla legge, sia di non usarle perché eticamente invece ritiene che dal suo punto di vista non sia corretto usarle e dunque lasciar fare in una qualche misura la natura lì. Però ti ripeto, la differenza che c'è in un discorso del genere con un produttore bio è il fatto che il produttore bio ascolta e collabori eventualmente con il consumatore, a differenza invece del consumatore, dell'agricoltore convenzionale che non ci sente nella maniera più assoluta e fa i trattamenti a calendario spesso e volentieri, a differenza di noi che stiamo molto 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 attenti.